Amici di Live Social, benvenuti, bentornati sempre nel nostro spazio di approfondimento Medicina Regione Lazio. Siamo in compagnia di specialisti davvero che ci portano a conoscere quelle che sono le giuste accortezze che dovremmo avere nei confronti della nostra persona, della nostra salute soprattutto. Quindi dovete assolutamente rimanere con noi e andare poi a condividere la nostra pagina Facebook Live Social e i nostri hashtag interviste e storie. Do il benvenuto oggi alla mia ospite, parliamo di ortodonzia e quindi do il benvenuto alla dottoressa Cecilia Petrelli, Studi Medici Petrelli. Benvenuta Cecilia. Grazie per l'invito. Grazie a te, ci diamo del tu Cecilia. Assolutamente. Grazie a te per aver accettato il nostro invito innanzitutto. Voglio partire subito diciamo da una sorta di definizione di quella che è l'ortodonzia, l'odontoiatra, anche la tua figura professionale. Sì, io sono un odontoiatra specialista in ortodonzia, che è quella branca specialistica proprio all'interno dell'odontoiatria che si occupa di prevenire, intercettare e correggere le malocclusioni, che sono quindi quelle posture sbagliate sia a livello dentale che a livello scheletrico del massiccio facciale. Quindi diciamo che chiunque avesse una problematica di questo tipo, ecco, che si rende necessario il tuo intervento. L'ortodonzia, appunto, parliamo di oggi un argomento in particolare, come hai giustamente già annunciato, parliamo di malocclusioni, Cecilia. Sono frequenti, come diamo proprio anche una definizione, come si verificano, cerchiamo di fare così un excursus. Sì, in ortodonzia, in odontoiatria in generale ci sono delle classificazioni. Anche per le malocclusioni ci sono delle classificazioni, quindi possiamo avere delle classificazioni nelle malocclusioni di prima classe, seconda classe o terza classe. Nelle prime classi abbiamo quelle occlusioni fisiologiche, normali, delle norme occlusioni, quindi delle occlusioni di tipo ideale. Invece nelle seconde classi ritroviamo tutte quelle malocclusioni in cui troviamo una mandibola o particolarmente retrusa o un mascellaretto superiore particolarmente avanzato. Nelle terze classi invece troviamo il contrario, ossia una mandibola un po' più protrusa e un mascellare superiore invece leggermente retruso. Le malocclusioni sono molteplici, poi possiamo avere dei morsi aperti, dei morsi crociati, dei morsi profondi. Diciamo che tutto sta nel saperle intercettare nel giusto periodo di crescita e non solo, anche in età adulta. Ecco, questo è molto interessante proprio perché volevo capire anche con te come si notano, cioè a un certo punto come arrivano queste malocclusioni, ci si nasce, c'è una questione di genetica oppure magari non so, qualche causa esterna che ci provoca una malocclusione? Le malocclusioni per lo più hanno delle cause di tipo ereditario genetico, però ci sono anche dei fattori esterni come per esempio delle abitudini viziate, quindi l'utilizzo prolungato di ciuccio, il dito in bocca, la respirazione orale oppure la postura sbagliata della lingua possono creare delle vere e proprie malocclusioni e quindi generare sia delle malposizioni a livello dentale ma soprattutto anche delle malposizioni a livello proprio delle basi scheletriche, quindi avere delle malocclusioni non solo dentali ma scheletriche. Ecco, quali sono, abbiamo quindi queste possono essere le cause, diciamo, se ci addentriamo un pochino quali possono essere però le conseguenze e soprattutto qual è il momento in cui si deve intervenire, Cecilia? Le conseguenze possono essere molteplici, possono esserci delle conseguenze prettamente odontoiatriche, delle conseguenze a livello scheletrico, delle conseguenze sociali anche, perché anche un sorriso non gradevole può essere una conseguenza e poi ci possono essere delle conseguenze posturali o delle problematiche di tipo articolari che per lo più si trovano in età adulta. Intervenire si può intervenire sempre, non c'è mai un periodo esatto. Certo. Logicamente tutte le malocclusioni intercettate in fase infantile oppure in preadolescenza sono più facilmente risolvibili nel tempo, invece le malocclusioni individuate più tardi, quindi in età adulta, sono di più difficile risoluzione, ma non per questo impossibile. Ecco, quindi diciamo che però, Cecilia, penso che un controllo periodico sia necessario, diciamo. Sì, assolutamente, un controllo già a partire dai 3-6 anni può essere una buona
una buona, diciamo, abitudine, soprattutto per i bambini quando stanno cambiando i denti, quindi quando si passa dalla dentizione decidua a quella permanente. Ecco, infatti anche per questo volevo chiederti di scendere un po', non so quanto possiamo scendere nel dettaglio, però quali sono le terapie e le soluzioni, cioè appunto il vostro intervento poi su una malocclusione di vario grado, poi immagino che siano diversi anche gli interventi. Sì, assolutamente, ci possono essere degli interventi di tipo mobile, degli interventi di tipo fisso, oppure degli interventi funzionali, quindi che vanno a correggere una funzione sbagliata. O ancora ci sono degli interventi di tipo prettamente estetico, come per esempio quello degli allineatori invisibili, che sono un'ottima risposta ad un trattamento che può essere fatto magari più avanti in età adulta. Ecco, questo è molto interessante, no? Perché se ne sente tanto parlare, Cecilia, esatto. Di questi è una soluzione un po' di tendenza, si può dire. Sì, sono, diciamo, la nuova frontiera dell'ortodonzia a tutti gli effetti. Esatto, come diciamo, quali sono le modalità, come si attua, diciamo, come si arriva all'allineatore, insomma, quali sono le tipologie anche? Ci sono diversi tipi di marchi, di tipologie di allineatore. Chiaro. Diciamo quelli più famosi sono del marchio Invisalign, che è un marchio ormai un brand mondiale. Per quanto riguarda la tipologia invece del trattamento, è un trattamento basato proprio sulla sistematica di mascherine invisibili, che hanno la capacità di cambiare progressivamente, in maniera graduale ma allo stesso tempo veloce, il sorriso del paziente fino ad arrivare ad un risultato programmato, grazie anche ad uno studio virtuale. Certo. Del sorriso e quindi con un cambio frequente che va dal 7 giorni fino a 2 settimane dell'allineatore. Ah, ecco perché quando si parla di giro di virtuale, perché fate vedere un po' ai vostri pazienti cosa succederà, insomma. Esatto, c'è proprio questo studio virtuale che inizia appunto con il momento zero, che è il momento dell'inizio della terapia, fino al termine della terapia. Nel momento iniziale appunto si verranno raccolte tutte le informazioni, che sono le fotografie, le impronte e anche il desiderio del paziente, cioè cosa. Certo. Si vuole correggere. Certo. E da quel momento c'è la programmazione del trattamento. Ecco, diciamo che queste possono essere tante soluzioni che però vengono fatte sulla base di una visita, di una scelta insieme, esatto, di un esatto, percorso, immagino. Esatto, bisogna fare sempre un percorso con un ortodonzista, quindi con un medico odontoiatra specialista in ortodonzia. Questo ovviamente con tanta collaborazione del paziente, perché gli allineatori poi vanno messi, giusto? Esatto, vanno messi circa 22 ore al giorno, esclusi i momenti dei pasti e il momento appunto in cui si lava i denti, però è una scelta ideale soprattutto anche per pazienti che soffrono di malattie parodontali, per esempio, quindi pazienti che devono stare molto attenti all'igiene. È una soluzione ottimale per questo tipo di pazienti, ma anche per i pazienti più giovani, che tante volte, insomma, si trovano ad essere refrattari alle terapie convenzionali con un apparecchio metallico. Chiaro, certo, ovviamente, quindi la tecnologia va avanti anche per, esatto, quanto riguarda l'ortodonzia. Volevo anche specificare qualche riferimento in più degli studi medici Petrelli, perché insomma vi occupate anche di tanti altri servizi, giusto? Sì, io sono all'interno dello studio insieme ad altri collaboratori, insieme ad uno staff di otorini, audioprotesisti, chirurghi plastici, cioè una dermatologa e anche un oculista, quindi diciamo curiamo a 360 gradi il paziente, diciamo, ce ne prendiamo cura. Beh, mi sembra proprio di sì, dalla A alla Z, insomma, riuscite a esatto. Si entra per un allineatore, si esce per una visita dermatologica probabilmente, insomma, se ce n'è bisogno, no? Se ce n'è sempre bisogno, assolutamente. Assolutamente, allora volevo dare qualche riferimento dello studio, appunto abbiamo detto Studi Medici Petrelli, via Prenestina Nuova 86A Palestrina, in provincia di Roma, poi ovviamente un Facebook Studi_Medici_Petrelli o la stessa cosa ovviamente per quanto riguarda Instagram, quindi Studi_Medici_Petrelli, un numero di telefono al quale potete contattare per una prenotazione, che credo è sia una prima visita, certo, necessaria ovviamente la prenotazione, il 350 358 51151. Grazie a Cecilia Petrelli per essere stata con noi e per averci, insomma, spiegato tante cose in maniera molto chiara. Grazie a chiunque ci abbia seguito, mi raccomando continuate a seguirci anche per i prossimi approfondimenti.